In primo piano il maltempo delle ultime ore in Basilicata, chiusa la statale 7 a Pescopagano, smottamento in centro a Potenza. E parleremo di cambiamenti climatici con il rapporto città-clima di Legambiente. In crescita gli eventi estremi, 24 quelli registrati negli ultimi 12 anni, di cui 11 nella sola Potenza. La politica regionale con la mozione di sfiducia per mandare a casa Bardi, che diventa un regolamento di conti nel centro-sinistra. Per il Dem Cifarelli è solo un modo per vedere chi sta con chi, certificando che il caos è anche nelle opposizioni. Nascere a Calvello conviene. Dal 2023 contro lo spopolamento il comune offrirà 10.000 euro per ogni nuovo bebè, spalmati sui primi 4 anni di vita con ricadute sul tessuto economico-sociale. Delegazioni FAI di Basilicata, Puglia e Campania insieme per un impegno rivolto al territorio e alle prossime generazioni. Peculiarità lucane e progetti presentati a Bari davanti ai vertici nazionali del Fondo per l'Ambiente Italiano. Lo sport, domenica ricca di eventi, si parte alle 14.30 con le lucane di Serie C impegnate contro Messina e Avellino. Poi andremo nei palazzetti alle 17.30 diretta della Nuova TV per la gara della PM Volley. Buon pomeriggio a tutti voi ancora insieme in questa domenica per l'appuntamento con l'informazione della Nuova TG. In apertura il maltempo delle ultime ore in alcune zone della Basilicata da allerta arancione, come in Val d'Agri, nell'area Mercure, nelle valli del Noce e del Sinni, dove fiumi e torrenti sono sotto osservazione. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco sparsi soprattutto nel Potentino, a partire dalla frana sulla statale 7 Appia, chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 393-300 tra Pescopagano e Sant'Andrea di Conza per una caduta massi avvenuta nella tarda serata di ieri. Attualmente il traffico è deviato lungo la provinciale 31. Sul posto le squadre ANAS per le verifiche del costone roccioso, la gestione della viabilità e le operazioni di ripristino, pulizia e messa in sicurezza del tratto. Domani previsto un nuovo sopralluogo. E piccola frana anche a Potenza, come vedete dalle immagini, nel centro storico tra via Cerenza e via Carlo Bo, non lontani dalla Torre Guevara. Sul posto nella notte Baschi Rossi, ufficio tecnico, chiusa la scaletta che taglia il tortuoso tornante di via Cerenza, interessata dallo smottamento. Da segnalare in generale anche cadute di alberi e qualche allagamento. La situazione però in queste ore è in via di miglioramento, con un'allerta diventata di colore giallo. E parliamo di cambiamenti climatici con il rapporto città-clima di Legambiente, che mette in evidenza come anche in Basilicata siano in crescita gli eventi estremi, 24 quelli registrati negli ultimi 12 anni, di cui 11 nella sola città di Potenza. Per tutti i particolari, Fabrizio Di Vito. 24 eventi estremi tra nubi fragi, bombe d'acqua e trombe d'aria negli ultimi 12 anni, alla media di 2 all'anno. Sono questi gli effetti dei cambiamenti climatici in Basilicata, secondo il rapporto città-clima diffuso da Legambiente. La nostra regione non è tra quelle individuate nelle aree a maggior rischio per quanto riguarda i fenomeni meteorologici estremi, ma i numeri dimostrano come anche in Basilicata, purtroppo, siano molto più frequenti quelli che prima erano etichettati come eventi del tutto eccezionali. Dei 24 fenomeni estremi inseriti nel report di Legambiente, ben 11 riguardano la città di Potenza con questa suddivisione. 4 episodi di allagamenti, altrettanti di danni alle infrastrutture causati dalle forti piogge e 3 trombe d'aria, l'ultima delle quali nel dicembre del 2019 a Lauria aveva provocato la morte della giovane psicologa Giovanna Pastoressa in seguito al crollo del tetto del palazzetto dello sport dove si stava allenando, causato proprio dalle fortissime improvvise raffiche di vento. Tra gli eventi più devastanti degli ultimi anni viene a nove quello di Metaponto del 7 luglio 2013. All'epoca l'area archeologica venne completamente sommersa dalle acque, con precipitazioni superiori ai 150 mm all'ora e danni inestimabili al patrimonio storico e artistico. Tornando al capoluogo di regione, il report di Legambiente segnala un incremento della temperatura media che nel periodo tra il 2006 e il 2015 si è attestata a 13,6 gradi contro il valore di 12,7 relativo al periodo tra il 1971 e il 2000, nonché delle precipitazioni, quasi 100 mm in più in media nel confronto tra gli stessi intervalli di tempo. Passiamo alla politica regionale con la mozione di sfiducia per mandare a casa Bardi, che diventa un regolamento di conti nel centro-sinistra. Per il Dem Cifarelli è solo un modo per vedere chi sta con chi, certificando che il caos è anche nelle opposizioni, come ci spiega Donato Carbonella. Una resa dei conti nel centro-sinistra.
Un modo per misurare possibili convergenze future e lavorare a quel campo progressista che prima o poi andrà messo in cantiere. Così viene intesa la mozione di sfiducia al governo regionale e al presidente Bardi. L'ultima è stata protocollata il 31 ottobre dai consiglieri di Italia Viva, Braia e Polese. Un modo per spegnere le polemiche susseguitesi dopo la stampella offerta ad un centrodestra balcanizzato nel corso dell'ultimo consiglio regionale e che ha consentito ai renziani di ottenere il via libera ad un ordine del giorno per aiutare le imprese rispetto al caro bollette. Ma la mozione depositata appare più uno strumento di distrazione di massa. Una chiave di lettura ben compresa anche dal capogruppo del PD Roberto Cifarelli, che in un tweet ha fotografato alla perfezione lo stato delle cose. La mozione a marzo scorso aveva senso perché i tre di Fratelli d'Italia avevano detto che l'avrebbero votata. Oggi può avere senso solo per capire chi sta con chi. E in effetti martedì prossimo in Consiglio, di fronte ai 9 voti della maggioranza per via dell'impedimento giudiziario di Piro e Leone, l'opposizione potrà contare su 8 voti con l'enigma Italia Viva e con l'annunciata fuoriuscita dalla maggioranza di Vizziello e Zullino che andrà certificata. Dunque quota 11 inarrivabile per una mozione di sfiducia, ma opposizione chiamata solo a mantenere il numero legale e ad evitare lo scioglimento della seduta. Insomma, le schermaglie social continuano, con un centrodestra in balia degli eventi e l'opposizione in preda a tatticismi che poco o nulla hanno a che vedere con Bardi e la giunta regionale, ma molto con la paura di perdere lo scranno in viale Verrastro. Politica nazionale, riflessi locali, Circolo, La Scaletta, Casa Ortega, Fondazione Zetema, Centro Carlo Levi, IART, AISM, Serra Club, Lions Club Matera Oste, Cooperativa Synchronos hanno aderito alla raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge popolare che vede tra i suoi promotori l'economista Viesti per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione e per fermare il progetto di autonomia differenziata voluto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nei giorni scorsi redatto un documento che mette insieme i motivi della contrarietà a una proposta divisiva per l'unità nazionale. La petizione può essere firmata sul sito che vedete in sovrimpressione. L'autonomia differenziata, così come proposta, si legge nel documento delle associazioni, è una soluzione scellerata che riproporrebbe con cinismo il sistema squilibrato tra nord e sud. Rapportare il finanziamento dei servizi al gettito fiscale significa stabilire un principio estremamente corrosivo, in quanto i diritti di cittadinanza, a cominciare da istruzione e salute, possono essere diversi tra i cittadini italiani e maggiori laddove il reddito pro capite è più alto. Nascere a Calvello conviene. Dal 2023 contro lo spopolamento il comune offrirà 10.000 euro per ogni nuovo bebè spalmati sui primi 4 anni di vita, con ricadute sul tessuto economico-sociale, come ci spiega in questo servizio Luca Tamburino. Proseguono le iniziative dei sindaci lucani volte a frenare lo spopolamento dei piccoli borghi. Dopo gli incentivi ai nuovi residenti di Vietri e Montalbano, da Calvello arriva un forte segnale di incoraggiamento contro il calo demografico. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Anna Cantisani, nell'ultimo consiglio del 17 novembre ha fissato un corposo bonus di 10.000 euro da assegnare ad ogni bambino che nasce. Con decorrenza 1 gennaio 2023, a partire dal compimento del primo anno di vita, sarà erogato un contributo di 2.500 euro all'anno per 4 anni. Il provvedimento nasce nella consapevolezza del periodo critico che si sta vivendo, in cui per le famiglie risulta particolarmente oneroso sostenere le spese legate alla nascita di un figlio. Requisito essenziale per usufruire del contributo è la residenza genitoriale a Calvello, che deve risultare dimora abituale del nucleo familiare già 250 giorni prima della nascita. Il bonus riguarda anche casi di preadozione e adozione di bambini aventi età non superiore a 10 anni, col vincolo tassativo della frequentazione delle scuole, dalla sezione primavera alla scuola secondaria di primo grado a Calvello. Si collega al concetto di nasce a Calvello quello di spendi a Calvello, per cui il bonus di 10.000 euro dovrà essere speso per il 50% presso gli esercizi commerciali del paese, per favorire lo sviluppo economico locale e soprattutto far rinascere Calvello. Lo storico istituto scolastico Gasparrini di Melfi ha istituito un nuovo corso di studi per i suoi studenti. La cosiddetta curvatura è stata presentata dal dirigente Carlo Massaro durante un convegno che si è svolto proprio a scuola. E c'era per noi Vittorio Laviano. L'Istituto di Istruzione Superiore Gasparrini di Melfi ha ufficializzato l'introduzione di un nuovo indirizzo di studi destinato agli alunni. Quella che si chiama curvatura è stata presentata nell'aula magna della storica scuola lucana. Ascoltiamo il dirigente scolastico Carlo Massaro.
Un altro tassello importante che va ad aggiungersi alla nostra grande offerta formativa. Abbiamo modificato l'impostazione del CAT, quindi costruzione, ambiente, territorio, Lex e geometra, aggiungendo alcune discipline, alcune materie che lo rendono ancora più inerente, più importante al passo con i tempi. Quindi bioarchitettura, rilevazione topografica con i droni, quindi tutte materie, tutte attività che rendono ancora più importante il lavoro che fanno i geometri. La nostra scuola riceve costantemente richieste di ragazzi, di alunni, ex alunni che vogliono intraprendere questa professione, il geometra. Alla presentazione della curvatura hanno preso parte, tra gli altri, il vice sindaco di Melfi, ingegneri e tecnici locali, insegnanti. Giuseppina Abruzzese, inoltre, presidente del Collegio dei Geometri di Potenza. Stasera è stato un evento molto importante, siamo stati molto felici di essere stati ospitati qui al Gasparini, che con noi ha sempre collaborato e anche noi, insomma, piena disponibilità a collaborare con il Gasparini, sia per quanto riguarda l'orientamento, ma per tutto quello che riguarda il mondo del geometra. Il geometra è una figura ancora super attuale, probabilmente questo ultimo anno i bonus fiscali, il super bonus ha messo ancora di più in rilevanza l'importanza e la necessità di avere questa figura professionale all'interno della nostra società. Io credo che eventi come quello di stasera possano essere fondamentali per una crescita culturale, ma non solo, anche di prospettiva lavorativa per il territorio. Ci parla infine dell'utilità di questo progetto il docente Raffaele Gianzanti. Questa curvatura serve, considerando anche i tempi attuali, quando si parla di super bonus, serve per dare uno strumento ai ragazzi per poter entrare subito nel mondo del lavoro, utilizzando degli strumenti che loro usano quotidianamente sui telefonini, tipo il GPS, anche i droni, vedere i droni come si utilizzano. Noi facciamo vedere che con la nostra curvatura questi tipi di strumenti sono utilizzati per i nostri fini, quindi rilevare un terreno. A Melfi è molto sentito il problema dello stadio Arturo Valeri, che comunque necessita di interventi. Allora noi diamo la possibilità, con gli strumenti in dotazione, di poter analizzare la situazione dello stadio, pensare a un tipo di intervento di ristrutturazione per renderlo più agevole e utilizzabile sia dalle squadre sia dai tifosi stessi. Ma la stessa cosa avviene per qualsiasi intervento che dobbiamo fare. Quindi noi cerchiamo per gli alunni di dare la possibilità di formarsi e avere alla fine di un percorso scolastico di 5 anni un qualcosa, uno strumento che è subito spendibile nel mondo del lavoro, senza casomai capire fra 5 anni che devo fare, se devo andare all'università oppure se comunque voglio andare avanti. C'è sempre la possibilità di andare avanti. Uno degli esempi potrei essere io, perché comunque mi sono diplomato qui nell'84. È stato uno degli istituti di cui riservo un ricordo bellissimo. Tuttora ci vengo volentieri, ma ciò non mi ha pregiudicato di continuare a diventare ingegnere. Il cinema torna a Matera, dove nelle ultime ore è stata emessa un'ordinanza del dirigente di polizia locale per permettere le riprese del film Pins and Needles di James Samuel e disciplinare la circolazione e la sosta veicolare e pedonale lungo alcune strade ricadenti nei rioni Sassi e in località Murgia Timone. Il divieto di sosta con rimozione è valido senza eccezioni, esclusa la troupe, dalle 5 di domattina alle 22 di giovedì 24 in piazzale Portapistola, via Madonna delle Virtù, piazza San Pietro Caveoso e fino all'intersezione con via Bruno Buozzi. Divieto di transito e sosta anche tra Iazzo Gattini e piazzale Belvedere, qui dalle 6 del 25 novembre alle 22 del 28 novembre. I residenti ZTL avranno a disposizione il parcheggio di via Saragat e un servizio navetta. Delegazioni FAI di Basilicata, Puglia e Campania insieme per un impegno rivolto al territorio e alle prossime generazioni. Peculiarità lucane e progetti presentati a Bari davanti ai vertici nazionali del Fondo per l'Ambiente Italiano. C'era per noi Vito Sacco. Una nutrita rappresentanza del FAI di Basilicata, guidata dalla presidente Rosalba Demetrio, ha partecipato sabato scorso all'incontro interregionale delle delegazioni dei gruppi FAI di Basilicata, Campania e Puglia, promosso dalla direzione generale del Fondo Ambiente Italiano sul tema l'impegno del FAI per le prossime generazioni e per il territorio, che si è tenuto al Cineteatro Cursal Santa Lucia di Bari per l'intera giornata.
L'incontro è stato presentato e moderato dal direttore generale del FAI, Davide Usai. Nel suo intervento, la presidente del FAI Basilicata, Rosalba Demetrio, ha posto al centro l'attuale geografia del FAI in Basilicata, una regione che, ha spiegato, punto di incontro di importanti civiltà mediterranee e terra di antichissimi insediamenti indigeni, presenta un paesaggio naturale molto variegato e aperto su due mari, lo Ionio e il Tirreno, rappresentando uno straordinario incontro di storia e natura, ambiente che, secondo la visione del FAI, da anni viene proposto. Della valorizzazione delle aree interne da parte del FAI ha parlato la capodelegazione FAI di Tricarico e della Lucania Interna, Sabrina Lauria, che ha illustrato il progetto Alpe, l'Italia sopra i 600 metri, per la valorizzazione di queste realtà che, definite terre di nessuno, in realtà hanno molto da raccontare in termini di storia, arte, architettura, paesaggi e tradizioni. La capodelegazione FAI di Matera, Beatrice Volpe, e la responsabile della gestione di Casanoa, Donatella Acito, hanno parlato di questo unico bene FAI in Basilicata e dell'importanza della collaborazione tra il bene e la delegazione per rafforzare la valorizzazione del territorio e ampliare il bacino degli iscritti. Sono stati anche altri temi trattati durante l'incontro. In particolare si è parlato del FAI e i giovani, con il coinvolgimento degli studenti universitari per ampliare il gruppo giovani, con l'organizzazione del gruppo e degli eventi come leva per la crescita e per valorizzare il territorio e con l'importanza di fare rete. Ancora si è discusso dei beni e dei grandi progetti del FAI, dei programmi per la scuola, della comunicazione e degli aggiornamenti sull'andamento delle iscrizioni al FAI. E ora è tempo di andare a vedere gli appuntamenti sportivi della domenica con il calcio, il basket maschile e il volley in primo piano. Salvatore Colucci. Nella domenica sportiva grande protagonista è il calcio. Partiamo dalla Serie C, dove alle 14:30 il Potenza di Mister Raffaele è alla ricerca della prima vittoria esterna e lo farà a Messina contro i peloritani che hanno raccolto tutti i punti proprio tra le mura amiche. Il tecnico rossoblu recupera Caturano e Matino, ma non potrà contare su Legittimo e probabilmente anche su Sandri. Alla stessa ora il Picerno ospita il Curcio un Avellino in difficoltà dei risultati e classifica, con la gara che ha a tutti gli effetti uno scontro salvezza tra le due formazioni. Mister Rongo dovrà rinunciare anche allo squalificato capitano Esposito, affidandosi a piene mani a Reginaldo. Scendiamo di categoria con la Serie D. Il Francavilla, dopo lo sgambetto alla Cavese, va a far visita al Bitonto per risalire la classifica. Gioca in trasferta anche il Lavello, che va a Barletta, mentre il Matera ospita l'Altamura per il derby della Murgia. Passiamo al basket maschile. Nella Serie C Gold, impegno interno al Palapergola per la University Potenza, che alle 18 ospita il Rende. Alla stessa ora, nella Serie C Silver, impegno a Mugnano per l'Academy. Andiamo sotto rete, nella Serie 2 maschile di volley, Lagonegro a caccia di punti e riscatto. Alle 18 a Villa d'Agri sarà di scena il Brescia. Per la Serie C maschile scontro diretto a Lucera per la Joe Kids Virtus Potenza. Prima battuta alle 18, mentre per la Serie C femminile impegno interno alla Caizzo alle 17:30 per la PM Volley, che ospita la Dinamo Molfetta. Appuntamento sulla nuova TV, dove sarà possibile seguire la diretta della gara. Ascoltate cosa hanno da dire le ragazze. E con questo invito è tutto per questa edizione della Nuova TG. Grazie per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.